Impegno delicato per l'Unione Calcio Bisceglie. Di scena domenica pomeriggio con calcio d'inizio alle ore 15.30 e aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito a partire dalle ore 15.15 sul neutro di Toritto per il confronto col team Altamura, valido per la quinta giornata d'andata del campionato di eccellenza. Gli azzurri del presidente Enzo Pedone, reduci dal pari casalingo con l'Atletico Mola, puntano al terzo risultato utile consecutivo e accarezzano l'aspirazione di centrare in trasferta il primo storico successo nel massimo torneo dilettantistico regionale. Non sarà semplice avere la meglio sul collettivo murgiano, che in settimana ha vissuto l'avvicendamento alla guida tecnica fra Alessandro Longo, cui sono state fatali due battute d'arresto di fila, e l'esperto Angelo Columbo, in passato anche sulla panchina del Bisceglie Calcio. Organico di prim'ordine, allestito per competere con le migliori per il salto in Serie D, l'Altamura ha finora faticato a trovare un'identità. Il nuovo trainer dovrà dare risposte immediate a una piazza che legittimamente sogna, considerando le presenze nel roster biancorosso di tre ex nerazzurri: il sempreverde fantasista Fabio Moscelli, il bomber Nicolas Di Rito, che salterà il match con l'Unione perché fermato dal giudice sportivo, e la punta Pepe Lacara al rientro dalla squalifica. Mister Mimmo Di Corato, costretto a seguire la sua squadra dalla tribuna fino al 1 ottobre in seguito all'espulsione per proteste rimediata durante l'ultima gara interna, sarà sostituito in panchina dal suo vice Maurizio Capozza. L'Unione potrà nuovamente contare in mezzo al campo su Michele Riontino, che ha scontato un turno di stop. Sabato mattina, sulla terra battuta del Francesco Di Lido, la rifinitura utile al tecnico di Ortanova per sciogliere gli ultimi dubbi sugli interpreti del modulo 4-3-3 che saranno schierati sul rettangolo di gioco nel match di domenica. Terna arbitrale tutta barese, dirigerà Valerio Vogliacco, assistito da Maurizio Patruno e Francesco Ignomiriello.